Morbide ed eleganti meringhe dalla golosa farcitura, i macaron sono capaci di mettere alla prova anche i migliori pasticceri. Ma oggi, nella cucina di Giallo Zafferano, vi svelerò tutti i miei segreti. Macaron, cominciamo! E iniziamo con la preparazione dei gusci. Zucchero a velo, farina di mandorle, prendiamo una frusta e mescoliamo le due polveri che insieme formano il TPT. I francesi lo chiamano tant pour tant, vuol dire pari peso di zucchero a velo e farina di mandorle. Prendiamo il nostro albume liquido e lo inseriamo all'interno del TPT. Se vogliamo fare i macaron colorati, possiamo aggiungere il colore in polvere idrosolubile che si scioglie nell'acqua all'interno dell'albume liquido. Adesso prendiamo acqua e zucchero per fare il nostro sciroppo. Mi raccomando, sempre prima l'acqua e poi lo zucchero. Accendiamo il nostro fornello. Prendiamo l'albume, lo mettiamo in planetaria e quando il nostro sciroppo inizierà a bollire, accendiamo la planetaria. Quando il nostro sciroppo avrà raggiunto i 118 gradi, lo verseremo a filo sopra l'albume montato. Una cosa importante quando si versa lo sciroppo, rallentare i giri della macchina perché sennò cadendo sulla frusta schizzerebbe sulle pareti e lo sciroppo che rimane attaccato sulle pareti non va nell'albume e si perde poi la propria struttura. La struttura è lucida, vedete la stabilità dell'albume. Vado a incorporare l'albume montato alla prima massa. L'albume montato deve essere messo in tre volte all'interno del composto più duro. Questa è una regola che vale non solo per i macaron, ma per tutta la pasticceria in generale. La massa montata più morbida sempre all'interno di quella più dura e mai il contrario. Adesso procediamo col vero e proprio macaronage, dunque ci vuole un bel po' di energia per dare la struttura elastica e lucida alla massa. Deve filare e rimanere sulla spatola. Macaronage è proprio questo, frizionare la pasta rendendola lucida ed elastica. Posso trasferire l'impasto all'interno della sac à poche. E posso formare i miei macaron e possiamo farli a mano libera. Adesso il metodo tradizionale richiede 30 minuti di riposo per far sì che si formi una crosticina sopra al macaron e venga perfettamente liscio in cottura. Io non ho notato nessuna differenza, anche cuocendoli subito. Dunque andiamo in forno. Li farò cuocere in forno statico a 150 gradi per circa 15-18 minuti. Ovviamente questo varia da quante teglie mettete in forno e dalla tipologia di forno, che voi conoscete benissimo. Adesso che i macaron sono in forno, ci dedichiamo alla ganache al cioccolato bianco e vaniglia. Prendiamo il pentolino, la panna,
estraiamo la polpa dal bacello di vaniglia incidendolo verticalmente. Apro il bacello di vaniglia, quella all'interno è la polpa o purea. E poi è importante, con la parte retro del coltello, non con la lama, andiamo a estrarre raschiando ma non troppo, in modo da non estrarre i filamenti dal bacello. Andiamo sul fornello, lo accendiamo. Porto la panna a ebollizione, potenza media. Intanto prendiamo il mini pirmer per emulsionare. Il cioccolato bianco deve essere tritato all'interno di un contenitore abbastanza alto e stretto per favorire l'emulsione e non far entrare aria all'interno. Ecco la panna bolle e la versiamo in 3 volte sul cioccolato tritato. Cominciamo subito ad emulsionare con il mixer a immersione. Inseriamo il burro a pomata all'interno della nostra ganache e continuiamo l'emulsione. La ganache è pronta. La lascio cristallizzare in frigorifero a 4 gradi per 2 ore, coperta con pellicola. I gusci dei macaron sono freddi, ho trasferito la ganache all'interno del sac à poche. Adesso andiamo a girare una parte di gusci in corrispondenza, quello davanti rimarrà girato a testa in giù, diciamo. Andiamo a dressare la nostra ganache. La cosa più importante dei macaron è il ripieno e deve essere ben dressato e abbondante e deve essere 1/3 del peso dello stesso macaron. La mia interpretazione del macaron si chiama Macaral, che è l'unione del nome macaron e ral, che è la scala dei colori internazionali. Chiudiamo sovrapponendo il guscio alla ganache. Continuo con gli altri. Poi li farò riposare in frigo per almeno 6 ore. Un ultimo segreto per riconoscere un buon macaron è non percepire il confine tra la farcitura e il guscio. Ora che conosci i segreti di questa ricetta, potrai sbizzarrirti con tutte le varianti che vorrai. Alla prossima ricetta!